Filippo e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ci ritroviamo insieme per un'altra bella cosa. Tutti noi quest'oggi, in questi periodi, stiamo giocando a Fortnite perché molte di quelle persone che normalmente giocavano in un'altra parte si sono ritrovati su Fortnite. Ma è così, perché tutti prima o poi devono venire a rompere. No, vabbè, perché comunque sia un gioco cresce, eccetera, eccetera. Ok, ma lasciamo questo da parte. Oggi vi faccio vedere un'altra cosa che invece ho scoperto cercando di vedere se riuscivo a trovare qualcosa di carino da poter portare sul canale. E mi è poi uscito una cosa importante! Esatto, perché cercando su Google, mettendo tutte le varie forme possibili e immaginabili, mi è uscito questo, un quiz su Fortnite di 15 domande. Veramente ne ho cercati molti di più. Cioè, non è proprio un quiz, sono due, anche tre. E oggi mettiamo in pratica ovviamente tutto quello che sappiamo su Fortnite. Mi raccomando, continuate, condividete questo video, fate la stessa prova, fate la stessa challenge, fate la stessa sfida, rispondete alle stesse domande con altri vostri amici e poi fatevi sapere qui sotto nei commenti. Fatemi sapere quante ovviamente ne avete prese voi e i vostri amici, quante domande azzeccate avete preso e quante avete sbagliate. Ma adesso cominciamo perché è la volta del mio turno. Stavo scorrendo le domande giusto per farvele, giusto per vedere un po' com'era. Allora, la prima domanda è: what engine does Fortnite run on? Cioè, dove Fortnite diciamo usa il suo motore, il engine, dove gira con il suo engine? Unreal Engine 4, comunque sia, questa la sapevo perché è anche facile. 2, quindi abbiamo preso già una su 2. Easy One was the developer behind Fortnite. Insomma, chi è che ha sviluppato? Chi è che è dietro allo sviluppo di Fortnite? Beh, la Epic Games, comunque sì, questa la sapevo. Questo Epic Games, Unreal Engine 4, ci ho fatto una testa così, ok, grazie. What color is the balloon on the Battle Blues? Hanno tagliato anche la cosa qui, che coglioni. Comunque sia, che colore è? Yellow white, grey white, blue white, red white. Quindi giallo bianco, grigio bianco, blu bianco, rosso bianco. Sicuro, blu bianco. 4. How many weapon tiers are there in Fortnite Battle Royale? Tiers sono i gradi, diciamo, la rarità. Quindi se mi sbaglio c'è comune, raro, epico, leggendario, non comune. Ah, comune, bianco, non comune, verde, raro, blu, viola e arancione. Quindi sono 5, sì, sono 5, sono 5. Pensavo 4, sinceramente. È giusto, è giusto, è giusto. Dai, 4 su 5, dai. Passiamo alla 5. When was the Battle Royale portion of Fortnite released of the public? Quando è stato rilasciato? Se non mi sbaglio era settembre 2017. Esatto! Esatto! È stato settembre 2017, sì, mi ricordo, perché portai uno di... A settembre portai un video, il primo video su Fortnite, quando proprio... Era gratis, che cos'è questo gioco? Vediamo un po'. Era gratis anche Salve il Mondo, pensate. A mini shield, allora, how many shield point does a mini shield potion give you? 25. A occhi chiusi te la faccio, scusami ciccia. How many seconds does it take to finish to enter chug jug? Questo è quello da 15 secondi, se non mi sbaglio. Sì, esatto, bravo, dai. Mamma mia, 7 su 8. What is westernmost point of the Fortnite map? Westerol sono le terre dell'est? Ovest, sì. Ovest, Grief Grove, Junk Junction, Snobby Shores, Haunted Hill. Snobby Shores, dove stelle è stato tolto. Spiaggia Snob? Mamma mia, spiaggia snob, mamma mia. What is the countermost location area on the Fortnite map? Centermost, Salty Spring, Dusty Depot, Retail Row, Tilted Tower. In central map, Dusty Depot, vecchia, comunque sì, non c'è più Dusty Depot. Cioè, c'era, adesso non ci sta più, ci stanno solo alberi con un grandissimo buco. Per giunta è anche grande il buco. Numero 10. How many building options are there in Fortnite? Ah, quante strutture ci sono in Fortnite? Rampa, cupola, parete, pavimento. Dai, è così! Dai, è così! 10 su 10 per mo'. 10 su 10 per mo'. 11.
Fortnite had a special harvesting tool for populated streamer, Ninja. What was it? Plumber, broom, skyboot o disco ball? Non so se era il broom o il plunger. Sì, Ninja ha messo quello con la cosa. Sì, esatto, è questo, sì. Non sapevo il nome in inglese, per quello stavo pensando. Plunger, sono andato per esclusione. Numero 12. What writing is on the side of the minigun? Viva la rivoluzione. When the going... What writing is on the side of the minigun? Cioè, che cosa c'è scritto sulla minigun? Viva la rivoluzione. When the going strike you, patria o muerte... Asca la vista. Non ne ho la più pallida idea. Mi butto a caso. Asca la vista. Ma che cazzo di no! Non è neanche asca la vista, è asca la vista. Ma serio? Ho ceccato? Buono. How much does you purchase 1000 V-Bucks in USD? 9,99. 1000 V-Bucks, sì, lo sapevo. Questo è lo scioppone, perché vedete? Questo dimostra che sono uno scioppone. Numero 14. Which one of these area was not included during the original launch of Fortnite in September 2017? 2170. Vabbè, 2017. Shift Safe, Walling Wood, Fatal Field, Rattle Row. Allora, Rattle Row sono condotti confusi. Fatal Field, Shifty Shaft. Allora, cosa non era inclusa a settembre? Allora, condotti c'era. Fatal Field. No, era Shifty Shaft, lo sapevo io. Che cos'è questo qua? No, condotti confusi non era presente. Ma ho perso la media, me ne mancava una per fare prefetto. How many names are there on the Fortnite map? Qua, quanti posti ci sono? Ma adesso o prima? Alla stagione prima o questa volta? Perché hanno aggiunto un posto. 20, la butto a caso. 18. 18, 20. 20. 18! Perché ho fatto 13 su 12? Non è giusto. Ho fatto 13 su 12. E va bene, questo è andato male, ma mi raccomando, ce n'è anche un altro. E possiamo deciderlo adesso noi, perché sono 4 veramente. Questi sono di abilità. E Fortnite location real or fake, list of Fortnite battle royale weapon and item, missing world, world ladder. Allora, mi ispirerebbe molto world ladder, ma facciamo Fortnite location, ok? Per vedere se effettivamente so qualcosa. Ok, qui è partito un timer che non so che cazzarola. Can you pick the real Fortnite battle location while avoiding the decoy? Allora, can you pick the real Fortnite battle location while avoiding the decoy? Ah, cioè, ah, praticamente, ok, ho capito. Tutti questi che sono posti e noi li dobbiamo trovare qui in mezzo, perché sono 2, 4, 6, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eh sì, sono più di 18 posti, ok. Smelly Swamp, no, no. Snobby Shores. Wailing Wood, quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Lonely Lodge, Lonely Lodge. Che cazzarola è questo? Che posto è? Haunted Hills. Me ne mancano 3. In un minuto. Dai, che ce la faccio. L'attenzione Siena. Tutti quanti pronti per vedere chi vincerà tra le due sfide. Chi vincerà? Chi vincerà? Intanto sto perdendo tempo, così ci penso. Coming Cottage. No! 38 secondi dalla fine. E vabbè, non posso rifarlo perché altrimenti me la già spoilerate. E vabbè, rifacciamo un altro allora, ok? Dato che è durato poco. Puoi dare un nome alle armi? Sì, penso di sì. Vai, proviamo. Abbiamo 7 minuti. Aspetta, cosa devo scrivere? Pistol? Ah, sì, devo scrivere i nomi. Ok. Machine gun. Come si scrive machine gun però? Ma così siete stronzi. Ma no. Oh, abbiamo solo pistol io. Sono una frana in inglese e non troverò mai le parole. Quindi non voglio perdere e buttare 7 minuti così. Grazie mille per la comprensione. Ok, facciamo questa. World ladder. Mi ispirava prima, mi ispira anche adesso. Can you name the folder letter? No, non posso trovare niente name. Ah, aspetta. Ok, aspetta. Can you name the four letter word from location in this Fortnite Battle Royale ladder? No, ho cambiato idea. Oh. Tilde ta. Vabbè, questo è facile almeno.
Perché comunque sia, ho fatto il coso prima, ho fatto il quiz prima e un pochettino me le ricordo, potrei trovare. Possiamo provare, sono 20 da fare in 5 minuti. Proviamo? Vai, puoi trovare tu i nomi, puoi finire di scrivere i nomi dei posti della mappa di Battle Royale. Dai, proviamoci. Enter Missing World. Allora, Tilted Towers. Non mi scrive manco. Ah. Towers, me l'ha messo. Ah, ok, no, ok, perfetto. Mettiamo quelle che si può scrivere. Poi, Reptile, me la ricordo, Reptile. Poi, vedo, Lucky Landing. Approdo fortunato, come? Poi, Flash Factory. Se non mi sbaglio, era o Flush. Flush, Flush. Flash, Flash Factory. Poi. Poi, se non mi sbaglio, Lonely Lodge. Lodge è scritto così, esatto. Qua è Wood, perché è Wailing Wood. Ho visto prima, boschetto blaterante. Questo è Pantano. Mire. Mire? Vedete un po'. Ehi, mancano 51 secondi, non l'ho visto! No, no, scatta. Scatta tutto, scatta tutto. Dusty di Vought. Ok. Quella è Fatal Field, Grove, se non mi sbaglio, sì, dai, 11 secondi, mi mancano, Park, no, quell'ultimo, no, 15 su 20, 75%, abbiamo fatto il 75%, vabbè, non male, mi accontento, dai, è andata alla grande, buono, mi accontento, dai, 75%, dai, alla fine l'inglese, non lo sapevo tutti, questi bambini americani li fanno in 2 secondi, cioè. E va bene ragazzi, concludiamo qui il video, è stato un piacere portarvi questa cosa perché è stata anche un pochettino simpatica e ci ha messo a nostra disposizione, ci ha messo in gioco tutte le nostre abilità e su quello che sapevamo di Fortnite, quindi un bel pollicione in su per il video. Mi raccomando, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, fatemi sapere i risultati qui sotto di quello che avete fatto voi delle challenge. Ovviamente vi lascerò i link dei due quiz, delle due pagine dei quiz in descrizione. Ovviamente passateci, fateci un salto e fatemi sapere i vostri risultati. Qui da Sanjay è tutto, noi ci vediamo domani ore 15 in punto con un nuovo video. Salve l'equipe!